seconda parte del video rischi di vendere casa con donazione. Oggi vedremo quella che è la normativa e le modifiche che ha portato a questo 2024 per te che vendi casa con donazione. Per chi non mi conosce, sono Emanuele Rubicondi, agente immobiliare della Trade Real Estate. Nella prima parte del video abbiamo visto che cos'è una donazione e quali sono i rischi fino al 2023 che correvi tu venditore quando hai messo casa in vendita o stavi per mettere casa in vendita ricevuta in donazione. Adesso è il momento di vedere i cambiamenti apportati dalla nuova legge e se non hai visto la prima parte ti consiglio di vederla subito. Nel caso specifico di donazione immobiliare, dove la parte donante dona a colui che è la seconda parte chiamata donataria un appartamento, quali sono i rischi che corre la parte donataria? La rivendicazione dal legittimario. Chi è la parte lesa oltre a colui che corre il rischio che è la parte donataria? La parte lesa è un erede che dall'altra parte, coniuge, figlio, che non ha ricevuto la stessa quantità in forma di denaro o in bene materiale e può rivendicare il bene in queste condizioni. Adesso apporteremo direttamente le differenze tra il 2023 e il 2024 con la nuova normativa. Vediamole. Quindi la parte lesa può rivalersi nei confronti della donataria nel caso in cui nel 2023, in 20 anni da quando è stato sottoscritto l'atto di donazione dal notaio, e nello stesso modo anche nel 2024, nonostante il cambio della normativa, entro i 10 anni dalla morte del donante, e nello stesso modo anche così nel 2024 con la nuova normativa. Adesso vediamo quindi l'unica ed esclusiva differenza dal 2023 a questa normativa 2024. La differenza è che fino al 2023 la parte lesa poteva rivalersi nei confronti del donatario sia sul bene, quindi chiedendo la restituzione del bene nell'eventualità anche allo stesso acquirente, citando per danni il donatario. Oggi purtroppo nel 2024 può solo rivalersi nei confronti del donatario, quindi il tuo acquirente sarà al sicuro senza correre rischi. Quindi con la nuova normativa vendere casa con donazione sarà molto più semplice, l'acquirente sarà più tutelato e di conseguenza il notaio potrà rassicurarlo, come allo stesso modo ad essere più rassicurata sarà l'istituto bancario, perché non rischierà la rivendicazione da parte della parte lesa del bene oggetto di vendita. Quindi se hai altre domande o delucidazioni sulla donazione puoi contattarci ai numeri in descrizione o scriverci nei commenti. Ciao, alla prossima!